Juana e amici, e benvenuti a questa nuovissima puntata di The Sims 3. Allora, in una bellissima giornata di pioggia, tra l'altro mi sembra molto migliorata la velocità del gioco. Non va tanto a scatti, perché formattando il computer ho reinstallato proprio due cose e quindi devo dire che scatta molto, ma molto, ma molto meno. E fate conto che ho tirato su al massimo i dettagli, quindi ok, dai, ti concedo questo ballo, visto che sì, però non in solitaria, cazzo, che tristezza ballare da soli. Allora, io però chiamerei, magari inviterei qua qualcuno, un regalo a un amico mio, e ospita un sim in tournée. Chiamiamo un sim e invita da te. Allora, vediamo un attimo. Solo questa c'hai come amica. No, potresti invitare magari qualcuno che non conosci. Vediamo un po'. Ma che cacchio, Rosemary. La biondazza qua. Vediamo un po' se accetta l'invito. Non pensi che sia un po' tardi per parlare? Ah, sti cazzi. Ops. Forse sì, anche te, che cazzo, tieni il cellulare acceso di notte, potevi anche spegnerlo. Ok, direi che possiamo andare anche alla fiesta autunnale dell'Isola Paradiso, visto che siamo belli, arzilli e pimpanti. Vedete come le texture vengono caricate molto più in fretta? Beh, un po' di scatti ce li ha sempre, ma perché il gioco, come vi ho già detto un sacco di volte, pesa. È abbastanza pesante. Anche perché sono 19 DVD, cioè immaginate voi installare 19 DVD e mi mancano ancora uno staff pack che è già uscito, quindi andremo a 20 DVD più l'ultima espansione, 21 DVD più tutto il materiale che ho comprato online. Mica, ha investito una tipa, ma non ci credo. Ho visto bene. Ha tirato sotto una tipa in bicicletta. E quindi è tanta roba da installare, quindi è molto pesante. Bello, la tristezza più. Ragazzi, io ho sbagliato completamente tutto. Tutto. Allora, visto che compiangi, che cazzo c'è da compiangere? Ma che cazzo è successo? Ma chi compiangi con la fi. È una tomba finta, che imbecille. Ma che cazzo. Belli i pupazzetti. Cosa compiangi? Che cacchio compiangi? Bello. Mi suoni la chitarra con gli effetti speciali della casa dell'horror. Però ho imparato bene a suonare la chitarra. Almeno questo. Sì, ma è inutile che suoni da solo. Cazzo, inizia almeno una jam session. Che. Oh, almeno riesci a prendere su qualche spicciolo. Caspita. Dai, fatti pagare dal gatto. Ah, che bellino il gattino. Cos'è? No, è un cagnolino, o un gatto. Che cazzo è sta roba qua? Un alieno, un gremlins. È un cagnolino. Che cucciolo. Eh sì, è ancora cucciolo, infatti non sa ancora correre bene, fa proprio come i cuccioli. Comunque l'animazione degli animali è stata fatta veramente bene, proprio nel molto particolarizzata. Qua ti ha lasciato qualcosa. Sì, però ciccia, vieni un po' più vicino. Oh, il mio omonimo Lord Kiko, ma guardate, vabbè ragazzi, ok, mi sono messo dentro nel gioco, ragazzi, guardate quanto sono figo, guardate qua. Sono o non sono io? No, non questo qua, questo non so chi sia, neanche sta pagliaccia, o sto pagliaccio, no, è una pagliaccia, c'ha le zinne. Ragazzi, modestamente il Lord, awanagana, cosa sono venuto a fare? A sbragarmi lo stomaco con queste schifezze? Cosa sto facendo? Vabbè, ma è un fato, una fata. Che orrore. Tu suoni intanto. Ragazzi, scoop. Il Lord è tra noi.
Vediamo se riuscirò a vincere la gara di smangiamento, di spurcellamento. Si è bloccato, il gioco si è bloccato, ragazzi, sono troppo figo e bello, il gioco si è bloccato. Il gioco si è bloccato. E per fortuna che avevo detto che non... Ok, ha avuto un attimo di... Il gioco si era bloccato, ha avuto un attimo così di incartamento. Vediamo qua. Se riesco a... Non tocco niente perché ho paura di... Vai, spurcelliamoci tutta la faccia, vai che... Dai, non possiamo farci battere dalla fata, anche se c'è una panza che terrebbe dentro due cinghiali. Ragazzi, guarda, guardate qua. Ho vinto e il Lord vince. E il Lord vince. Vabbè, dai. Pulisciti la faccia, va, che è meglio. Tu intanto suona. Abbiamo guadagnato 14 simoleon in mance. Grande. Ecco che fa la conoscenza del Lord. Bello con la faccia tutta bella sporca. Vediamo se ci stiamo simpatici o antipatici. Beh, se non... Parla la più... presentati almeno, porca vacca. Scusa. Ma guardate, quasi quasi potevo usare me per fare sto... Visto che Raul mi sembra abbastanza deficiente. Il cagnolino intanto. Rudy! Rudy il cane. Ah, però. Vediamo un po'. No, balla insieme. Speciale e virtuoso. Esalta la musica. Vediamo un po'. Che anche a me piace la musica. Vediamo un po' se sono in sintonia. Ragazzi. Sono in sintonia. Raul ha preso che Kiko è un virtuoso. Ah, beh, certo. Vieni qua. Ok, adesso lascia perdere il Lord, lascia perdere me che... Sono figo e tutto, ma questo mi sembra più, ecco, più a modino. Speciale, no, facciamo... amichevole, chiacchiera, tranquillamente. No, tra poco dovremo andare a lavorare, cacchiaro, proprio... Chiediamo della carriera, va, vediamo che... Vediamo se questa è virtuosa. Ah, stanno parlando già di musica, ragazzi. Anche questa qua è una virtuosa. Non è male, ragazzi. Guardate che bel vestitino. Mi piace, mi gusta la tipa con queste due ciuffi davanti. No, Raul ha preso che Mini è senza lavoro. Ah, ok, per quel. È per quello che. Amichevole è. Impara a conoscere, vediamo un po'. Impariamo. Ecco, questo è un gatto. Fester. Bello, ragazzi, stiamo lavorando anche se stiamo. Fantastico. Sì, possiamo anche lavorare sodo. Ah no, ok, adesso andiamo al lavoro. Benissimo, però abbiamo fatto la conoscenza di questa donzella. Minchia, però non. Non cambiarti qua davanti a lei, che fai una brutta figura. Ma poi, scusate un attimo, ma non c'è mica 9 gradi. Che cazzo ci fa questa qua vestita da... Cosa ci fanno tutte le... Ma... Sto gioco è strano. Cioè, ci sono 9 gradi, sono in giro tutti in manichine corte, gli unici... Ma cosa... No, ma... Allucinante. Ho capito che il festival si chiama Festival dell'Isola Estiva e... Però non è un po' assurdo andare in giro... In autunno con 9 gradi vestiti in questo modo qua. Boh, il gioco è molto strano il gioco, è molto strano. Adesso vedremo poi nel 2014 come sarà The Sims 4. Spero che abbiano migliorato innanzitutto l'intelligenza artificiale, ma soprattutto che abbiano anche alleggerito il gioco. Perché è abbastanza pesante. Allora, prenditela comoda, incontra i musicisti. Incontriamo i musicisti, che è importante fare. Relazione con i propri colleghi. Oh, Raul oggi è uscito dal lavoro guadagnato 198. Bene, bene, bene.
Oh, congratulazioni! L'impressionante rendimento lavorativo di Raul gli ha fruttato una promozione a responsabile di gruppo. E una gratifica di 396. Il gruppo si fida di te quanto basta per affidarti la direzione di ciò che succede dietro le quinte. Grandissimo! Nel dire i musicisti quasi ingaggia a accettare per fare le loro apparizioni di che colore devono essere le magliette che... Grandissimo! Grandissimo, e praticamente sei il loro manager. Grande Raul, dove cazzo stai andando? Stai andando a casa? Bene, 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 bene. Sì, però, CC, ti stanno chiamando. Non so se te ne sei reso conto che ti stanno... Rispondi al telefono che magari è la tipa. Rispondi al telefono che magari è la tipa che ti cerca. Cazzone maledetto. No. Porta due porzioni di gruppo di falafel al ristorante per... Io farei un colpo alla... chiamo un sim, chiacchiera con la tua nuova amichetta. Dove cazzo è? Minnie Moose, eccola qua. Giusto così per conoscerla un po' meglio, per cominciare, diciamo, a chiamarla per nome. Bene, è stata chiamata la tizia, c'è stata una interessante conversazione. Spegniamo qua se vuoi suonare o suoni o ascolti me. E poi sai che su questa barca qua non so perché non si può suonare la chitarra. Non puoi suonare la chitarra su sta. Questo deve essere un errore del gioco probabilmente, che non si può suonare, che non hanno ancora tra l'altro sistemato, che non si può suonare la chitarra sulle case galleggianti. Se qualcuno di voi ha The Sims, Isole da Sogno, mi faccia sapere se ha il mio stesso problema. Magari è solo un problema mio, eh. E quindi non potendo suonare la chitarra, giustamente ci si dedica alla tastiera, che va più che bene. Cioè, sentiamo come la strimpelli, va. Cazzo, è una tastiera muta. Poi con sui guanti, ragazzi, guardate che figo con... Madonna, vestito da tecnico, mi suona la tastiera, che non si sente tra l'altro. Ok. Ok, direi che a letto bisogna andare, sì, siamo messi... Sì, dai, facciamoci la solita dormita. Benissimo, allora, eccoci svegliati, che cosa abbiamo qua? Vediamo un po', 19 gradi, madonna, ma cioè passiamo da 9 gradi a 19 sempre sto cazzo di stereo, vai. Allora, io direi di, visto che abbiamo tempo... Andiamo a fare un girettino con la barca. Allora, attenzione, metti via quel coso lì. Allora, io direi di andare a fare un girettino con la barca. Mi domando cosa c'è laggiù. Ma che cazzo, non si può andare a scoprire. C'è un'isola nascosta qua, ragazzi. Porca vacca, c'è un'isola nascosta. Aspettate un attimo. Come si fa ad andare sulle isole nascoste? Allora, innanzitutto sposta la casa. Aggiornamento sirena antinebbia. Abbandona, cambia porto, abbandona. Sposta. Spostiamo la casetta navigante intanto. Clicca sul mare per raggiungerlo navigando. Ah, ecco. Sposta qui la casa navigante. Ma che fai, sir? Vale, è matto, ragazzi. Usa il respiratore, vai a fare il windsurf, pesca, nuota. Fantastico. Riuscirà il nostro eroe a spostare la casa senza sbragarla sugli scogli. Occhio a non accostarti troppo all'isola, se no facciamo la fine della Concordia, eh. Occhio che... Non ti ho chiamato schettino, eh.